La parola al segretario per l'appello. Buongiorno, grazie Presidente. Allegra Emanuela. Andretta Daniele. Ballaria Andrea. Bianchi Laura. No. Brusti Edoardo. Canelli Alessandro. No. Collodel Mauro. No. Colombi Vittorio. Contartese Michele. De Grandi Sivan. Foti Elena. Franzinelli Mauro. Treguglia Flavio. Gagliardi Pietro. No. Jacopino Mario. Impalloni Elia. No. Lanzo Raffaele. Macaro Cristina. Marnati Matteo. Spero. No. Matius Walter. Morante Gerardo. Sì. Niedue Erca. Nieli Maurizio, Palladini Sara, no. Pasquini Arduino, Piantanida Luca, Picozzi Gaetano, Pirovano Rossano, Ricca Francesca, no. Strozzi Claudio, Tredanari Angelo, Vigotti Paola, Zampogno Annunziatino. No. No. Ok, buon lavoro. Grazie. Ventidue presenti, la seduta è valida. Dunque, cominciamo, io non ho comunicazioni da dare, quindi partiamo subito con l'ora delle interrogazioni. Allora, la prima interrogazione, io devo giustificare il consigliere Gagliardi che non c'è per motivi di lavoro e l'assessore di Iodice che per impegni istituzionali e in tribunale arriverà poi in ritardo. Altre richieste di giustificazione per oggi io non ne ho. Allora, partiamo con le interrogazioni, dalla numero 157 presentata dai gruppi consigliari Ionovara e Forza Italia. Questo è il primo firmatario Daniele Andretta. Centro sociale. Va bene. Quindi, quindi la rinviamo allora, non la discutiamo. La seconda interrogazione è del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Interrogazione sullo stato dei lavori di ripristino di Viale Volta. Ne do lettura. I sottoscritti consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, premesso che con ordinanza dirigenziale 284 del 20 marzo 2017, con oggetto ordinanza chiusura straordinaria tratto Viale Volta per ispezione alla struttura del sottostante Cavodassi, a partire dal giorno 28 marzo ore 7 sino al termine dei lavori è stato istituito il divieto di transito in Viale Volta, modificando di fatto la viabilità nel tratto compreso tra l'incrocio con Viale Allegra e Viale Volta. Considerato che i disagi causati ai cittadini novaresi sono evidenti perché scendendo dalla cavalcavia di San Martino è impedita la svolta destra in Viale Volta, mentre se si arriva da Viale Volta all'incrocio con Viale Allegra è obbligatoria la svolta a destra o a sinistra, immettendosi in Viale Volta, arrivando da Via Gogni e Via Beldì, l'unica direzione ammessa è la svolta a destra. Le attività commerciali poste nel tratto di strada chiuso al traffico stanno risentendo negativamente della situazione e i commercianti dichiarano un forte calo di lavoro, situazione che non può protrarsi a lungo. Preso atto che l'articolo della stampa del 23 marzo 2017 riporta un'intervista del sindaco Canelli, il quale annuncia che la misura urgente è stata motivata dai monitoraggi effettuati sul Cavodassi, che scorre proprio in prossimità di quel tratto di strada, i rilievi hanno evidenziato la necessità di una manutenzione straordinaria per garantire la sicurezza degli automobilisti. I disagi saranno temporanei. Interrogano il sindaco e la giunta e l'assessore competente su quali interventi siano necessari in Viale Volta, quale sia lo stato di avanzamento dei lavori, quale sia la competenza del Comune di Novara, Est Sesia, Acqua Novara VCO, in merito agli interventi da effettuare, se e come saranno coinvolti altri soggetti esterni nei lavori di ripristino della viabilità, qual è il preventivo di spesa,
quando la strada potrà essere riaperta al traffico, visto che il cavo d'asse attraversa tutta Novara, se si tratta di manutenzione limitata a Via Revolta o se si prevede di estenderla ad altre zone della città. Si richiede risposta scritta e orale, risponde l'assessore Bezzi. Prego, assessore Bezzi. Buongiorno a tutti intanto. Allora, in merito all'interrogazione che vi è appena stata letta, vi do queste risposte. Sono un po' articolate, quindi ci vorrà un minuto di pazienza. Allora, in merito agli interventi necessari in Viale Volta, le lavorazioni necessarie nel tratto interessato all'attraversamento del cavo d'assi sono le seguenti: adeguamento strutturale delle spalle laterali del fondo del canale, realizzazione di una nuova soletta di copertura adeguata a sopportare i carichi transitanti sulla via, pesanti, rifacimento delle canalizzazioni degli impianti a rete esistenti, quindi energia, telefonia, gas e quant'altro, interferenti col tratto di canale in questione, creazione di chiusini di ispezione di adeguate dimensioni per consentire la manutenzione del canale, le varie pulizie periodiche a cui il canale è normalmente sottoposto. In merito allo stato di avanzamento dei lavori, allora, dall'ordinanza 28 marzo sono stati eseguiti i prelievi, ovviamente 2017, i prelievi dei materiali, la messa in sicurezza dell'area interessata, la redazione del progetto di fattibilità. Il 25 maggio è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera 170 il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nello stesso giorno il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio necessaria a finanziare l'opera. In realtà vi do un aggiornamento perché l'avevo già preparata precedentemente. Ieri è stato approvato in giunta anche il progetto esecutivo in modo tale che si possa dar corso poi alla manifestazione di interesse e all'avvio della procedura di gara. Quale sia la competenza del comune di Novara, estesia, con Novara VCO, in merito agli interventi da effettuare? L'asse stradale Viale Volta è comunale, quindi il comune è proprietario e gestore della strada e come tale deve garantire l'adeguatezza sia dimensionale che strutturale della strada destinata al pubblico transito. Gli scarichi delle acque piovane e dei sedimi stradali fanno parte della funzionalità della strada e pertanto rientrano tra i manufatti accessori e pertinenziali della stessa. Estesia è proprietario del cavo, preesistente alla realizzazione della strada, e gestore delle acque transitanti nel cavo stesso con finalità di irrigazione agricola. Come tale si occupa della manutenzione dell'alveo, quindi la pulizia periodica dei canali, e di garantire il passaggio dell'acqua nel periodo da marzo a settembre per i coltivatori diretti agricoli. Acqua Novara VCO non ha competenza sul cavo perché la zona interessata dagli interventi è servita da pubblica fognatura, acque reflue nere, separata dal corso d'acqua, e si dovranno tenere presente le interferenze tra cavo d'asse, acque nere e acquedotto nella fase di redazione progettuale. Quarto punto, se e come saranno coinvolti altri soggetti esterni nei lavori di ripristino della viabilità. Allora, trattandosi di interventi determinati da somma urgenza e avendo ricevuto esito negativo dalla ricognizione interna, si è provveduto ad individuare un professionista esterno qualificato per la redazione delle fasi progettuali, che è l'ingegnere Falzotti, studio Delta Ingegneri Associati. A breve si progetterà, in realtà è già stato pubblicato l'avviso di manifestazione di interesse per individuare la rosa di ditte qualificate, se possibile fino a 20, in realtà quelle che hanno dichiarato sono di più, da contattare per l'affidamento dei lavori mediante procedura ristretta come previsto dalla normativa. Sono stati coinvolti altri soggetti esterni per effettuare le prime operazioni di messa in sicurezza dell'area, precisamente Tecnopiemonte per le analisi sui materiali esistenti. Ma ragazza è possibile. Attenzione. Che non ho fatto più vedere perché sono uscita. Oh, senza cose che sono sembrate.
certo fede in momento. Scusate, avete interrotto l'assessore, magari. Ma posso capire qual è il problema?